Scusate per l'attesa. La vita è su una tombola, de noce e de dia. Lo si potrebbe dire con le parole di Manu Chao, che dice che la vita è una tombola di notte e di giorno. Oppure si potrebbe pensare quando Forrest Gump ci dice candidamente: la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. Ecco, dentro queste due citazioni, quello che ci trovo io, che mi appartiene e che penso che appartenga a tutti noi, è dunque l'imprevedibilità della vita, il fatto che ci possa sempre essere qualcosa che non ci aspettavamo, che non avevamo previsto. E vi sarete chiesti perché questa ragazza entra con queste tre palline. Io non sono una circense, anche se in realtà non mi dispiacerebbe, ma quello che per me rappresentano queste tre palline, un po' metaforicamente, è il circolo della vita. E quindi, sapete, è facile farne girare due, lo farebbe anche un bambino, e chissà quante volte ve l'hanno fatte girare anche a voi. Però è proprio, secondo me, è proprio la terza che rende le cose più difficili e dunque più interessanti. Ecco, quello che è successo a me all'età di 18 anni è stato un qualcosa di imprevisto, una variabile X che non mi aspettavo. Ecco, io stavo tranquillamente vivendo la mia vita quando all'improvviso la mia terza pallina è caduta. Che cosa è successo? Stavo tornando da una festa allegra, felice, spensierata, di notte, e un pirata della strada ha deciso, proprio quella sera, proprio in quel momento, di portarmi via metà della mia gamba sinistra. E con questo si è portato via le mie speranze di futura pallavolista, si è portato via la spensieratezza di quegli anni, di uscire con le amiche a far festa sui tacchi alti, senza pensare troppo a che cosa significhi fare le scale, a che cosa significhi avere due gambe intere. Io fino a quel momento non sapevo che cosa significasse la fortuna di avere due gambe, la fortuna di avere la salute. E provate a immaginarvi quanto possa essere stata dura ritrovarsi a essere disabile a 18 anni, a dover prendere il cartellino per la macchina, perché sei disabile e ti spetta, però è una cosa che al cuore fa male. Immaginatevi essere in ospedale e non riuscire a muoversi, a lavarsi da soli. Mi ricordo, quello è stato proprio il fondo per me. E da quel fondo, quando ero lì, ho pensato dentro di me: verranno momenti migliori. E dunque la vita era lì ad aspettarmi, la posta in gioco era troppo alta, troppo. A 18 anni, cioè, tu devi esplodere, non puoi stare a piangere sul divano. E quindi quello che potevo fare era solo piegarmi, raccogliere la terza pallina e ricominciare a vivere in un modo un po' diverso. Grazie, troppo gentili. In un modo un po' diverso, nel senso che le cose erano cambiate. Adesso non avevo più mezza gamba, ma in realtà avevo tutto tranne mezza gamba. Quindi mi sono messa la mia protesi e ho ricominciato a fare tutto. Andare a ballare in discoteca, girare le città, fare forse anche di più di quello che facevo prima, perché era come se si fossero abbattute certe barriere, certi freni inibitori che ti fanno sentire male o a disagio. Io ero fatta così, dopo un po' ho pensato: o mi prendete così per come sono, oppure non mi prendete, ma io continuo a correre lo stesso. E a proposito della corsa, una volta raggiunta la normalità che tanto sognavo in quegli anni, perché mi sono sentita diversa ed è brutto sentirsi diversi, sentire che quando entri in un locale c'hai tutti gli occhi addosso e ti fanno male, e non pensi che magari ti stiano guardando perché sei carina, ma pensi che stiano guardando solo la tua disabilità e non te come persona. E
Quello che è arrivato dopo un paio d'anni dal mio incidente e che ha completato, diciamo, la mia risalita verso il milione, la mia risalita verso la normalità e la felicità, in sostanza, è stato il ritorno della mia passione, cioè lo sport. Ecco, io prima facevo pallavolo e poi ho deciso che volevo tornare a correre. Avevo perso troppi pullman per 5 metri, perché non riuscivo a correre. Ecco, non solo per questo. Ho voluto tornare a correre e a provare, a vedere che cosa si provasse ancora con una protesi. Non è stato facile, perché le sensazioni sono molto diverse. Devi abituare il tuo fisico, cioè il tuo schema motorio è un altro. Però ce l'ho fatta, mi è piaciuto e da quel momento lì non ho più smesso. E grazie allo sport ho potuto conoscere davvero che cos'è la disabilità, davvero come è vissuta in tutto il mondo, perché cominciando a viaggiare ho conosciuto atleti di tutto il mondo, Australia, Cina, ma anche semplicemente in Europa, Germania, Francia, e parlando con loro e vedendo come loro si approcciavano alla disabilità, ho davvero radicato in me il pensiero che un disabile è prima di tutto una persona con sentimenti, passioni, desideri. È una persona come tutti gli altri. E se vogliamo vedere anche un valore aggiunto, che è il fatto che ogni mattina il disabile si sveglia e deve far fronte a un piccolo problema o grande che sia, e già il fatto che lo riesca a superare, questo fattore secondo me gli conferisce più energia, più forza. E in questa mia avventura, ecco, una cosa che davvero non mi sarei mai aspettata era proprio quella di arrivare fino a qui. And it's the Australian who's away well. Cartwright from Australia, Schmidt from Germany, and Caironi from Italy in the blue coming forward now. Caironi from Italy going well. The Australian Cartwright coming back at her. Schmidt from Germany in third, but it's Caironi from Italy who gets the gold medal. Cartwright from Australia gets silver, and Jana Schmidt from Germany gets bronze. It's the 1-2-3 we expected, and Martina Caironi absolutely delighted. She started the slowest of the three, but she came back at them, and look at her. This is the spirit of the Paralympic Games. Big hug from the Australian, and it's a new world record, 15.87. She's taken 0.02 off her own world record, and she se lo aspettava dal letto di ospedale di arrivare in uno stadio con 80.000 spettatori. E poi da lì ho iniziato, non ho più smesso, scusate. Mi sono dedicata a provare tutti gli sport. Qui abbiamo, sono io, ve lo giuro, in uno sport che si chiama Ice Sledge Hockey, fantastico, faticosissimo, che è l'hockey equivalente seduti praticamente. E poi qui ho incontrato un ragazzo, non so se l'avete mai visto, un certo Bolt, che era uno dei miei sogni comunque incontrare il campione. Qua uno dei tanti premi che mi hanno dato dopo la vittoria a Londra, qui in una mia esperienza televisiva con una TV online. Qua che mordo medaglie, perché ormai è diventata una cosa che mi diverte assai. E poi il parasnowboard, anche quello bellissimo. E poi ho scalato le Torri del Violet quest'estate. Anche lì non mi sarei mai aspettata di arrivare fino al cucuzzolo. E via dicendo. E questa è l'ultima esperienza che ho fatto a Sochi, alle Paralimpiadi, dove sono andata come inviata giornalista, e come vedete ogni scusa era buona per fare foto con gli atleti. E dopo tutte queste esperienze, ecco, quello che mi sento di dirvi è di provare nella vita di tutti i giorni ad aprire gli occhi e a vedere che forse la vostra variabile X, per quanto possa essere dolorosa o difficile da superare, ecco, magari questa variabile si possa trasformare in qualcosa di bello, di positivo. Forse può essere un po' anche l'eccellenza di cui parlava prima Silvia. E come domanda finale vi chiedo, guardatevi in basso, avete le gambe tutto a posto, sono lì accavallate coi tacchi, poi la testa c'è,
E quindi mi sorge spontaneo chiedervi, ma cosa aspettate ad andare a correre? Siete ancora qui? Grazie. Ma così mi fate commuovere. Grazie. Prima di lasciarvi leggo anch'io il mio pensiero. Forse vi farà un po' ridere. Quello che ho scritto è: non tutti i pirati vengono per nuocere.